Si tratta di un'implementazione della direttiva sulla responsabilità ambientale che si basa sul principio chi inquina paga. Ci siamo resi conto che ad oggi c'è una disomogenea applicazione tra i vari Stati membri di questa direttiva e soprattutto il principio chi inquina paga, che è il principio cardine di questa direttiva, veniva costantemente leso. I cittadini non ricevevano alcun tipo di tutela né in via preventiva né in termini poi di riparazione del danno. E anche come tutela dell'ambiente si rendeva sempre più difficile garantire un ripristino della situazione violata, ecco, danneggiata, anche perché tante volte le società inquinanti si ritrovavano ad essere fallite, quindi difficili da rintracciare. Le novità che sono state votate in commissione giuridica con la relazione di implementazione riguardano sostanzialmente una implementazione dell'ambito di applicazione del danno ambientale in modo che possa essere esteso anche al danno all'aria. Abbiamo visto con il Dieselgate quanto sia importante garantire anche la tutela dell'aria, quindi sia da inquinamento di autoveicoli sia anche da inquinamento dovuto ad esposizione a campi elettromagnetici e poi ancora l'istituzione di un fondo di garanzia per le vittime di danno ambientale e ancora un monitoraggio che si basi su un'iscrizione obbligatoria ad un registro per tutte quelle imprese che pongono in essere delle attività potenzialmente lesive dell'ambiente. In questo modo quindi si garantisce non soltanto un monitoraggio ma anche un'azione ex ante, cioè preventiva, che limita quindi i danni causati sia all'ambiente sia alla salute dei cittadini. Sono previsti degli strumenti di premialità per tutte quelle imprese che agiscono a livello preventivo, dichiarano quindi prima che il danno sia commesso quali rischi può comportare la loro attività, e questo è un fattore estremamente importante per noi sul quale abbiamo voluto puntare, perché ripeto, quando si parla di ambiente e soprattutto di salute dei cittadini è importante agire prima e non dopo, quando il danno è stato già commesso.